Buongiorno, c'è Lollo che è un po' assonnato. Buongiorno, un pochino giusto. A svegliare alle 6 questo. Non dorme lui, non dormo neanche io. Grazie. Non facendo dormire nessuno, ma sei te che mi hai proposto le 7? Sì, l'ho proposto io, da fare dopo. Stavolta ammetto che l'ha proposto lui. Allora, bene, ci siamo. Siamo pronti a partire. Lollo, spiega un po' il workout di oggi, tanto qui in posto due robe. Allora ragazzi, oggi abbiamo la prima parte molto, diciamo, frizzante per svegliarci di Davide, un bello spacca addome come siete magari soliti fare. Io non l'ho fatto, non lo faccio da un po', quindi per me sarà forse più provante di voi. La seconda parte invece vi ho preparato degli AMRAP, ok? Quindi dei circuiti a tempo dove dovremo fare il maggior numero di giri o ripetizioni in tot tempo. Saranno da 6 minuti. Sono 3 blocchi da 6 minuti dove dovevamo andare molto forti. Dopo il terzo AMRAP, che saremo molto freschi, abbiamo la parte finale, un finisher di Tabata composto da 2 Tabata. Quindi oggi è un menù molto ricco, scaldiamoci bene e poi iniziamo. Vai, scaldamento. Dai, un po' di risveglio muscolare. Perfetto, risveglio. Gambe larghe, laterale, interno e salgo. Partire timer, intanto io... partire tutto. Okay. I pesi oggi 7? I pesi oggi sì, ne usiamo uno solo, io e Davide, da 7,5, potete usarlo anche da 5 o da 6, va benissimo. Ok, finiti. Porto su il ginocchio al petto, in maniera alternata. 10 sono te, tra l'altro, sì. Ma 10 si può fare con i più capiti, ovvio che l'importante qua è andare più forte tra le due rispetto ad avere un peso più alto, ok? Abbiamo un lavoro ad alta intensità, ovviamente. Quindi è un muscolare attivo. Muscolare sì, muscolare comunque che sarà sempre ad alta intensità. Non abbiamo messo salti, tranquilli. No, jump, glielo ho detto io, che io non salto la mattina. Salta lui. Prima delle 10 te non puoi saltare. Prima delle 10, ma fai anche 12:30. Vabbè. Beh, ti trovo più mobile però, sì, so che mi hai lasciato. Guarda qua. Fatto yoga. Fatto yoga a Bari, capito? Ecco, perché ti ritrovi più mobile. C'è solo il ventilatore. Rischi di fare freddo quasi. Basta, bene, ok, scegliamo. Pollice su, slancio frontale alternato. Siamo gli ultimi ragazzi, poi dopo siamo via. Com'è quindi lo spacco da iniziare? Ah, c'è il plank, per cui se vuoi. Ma scagliamo anche un po' le spalle, dai. I polsi, incrocio. Sono qua il chiavo di plank. Sì, c'è del plank. Che voglia che per voi di farlo spacco addome alle 7 di mattina. Puoi capire? Io lo faccio fare sempre spacco addome. Ah, ma i ragazzi sono abituati. A me mi è ingannato, andiamo un attimo a terra, va. Ok, sblocchiamo la schiena che questo lo farà poco, dai. Inspiri in aria, espiri. Ma per andare la mattina, fai comodo dopo tutto il giorno. Dopo lo fai la donna, entriamo tutto il giorno. Non è dietro, va. Andiamo giù. Andiamo avanti, lasciamo un bacino a terra, una faccia tese. E ritorno. Fate colazione? No. Stomaco vuoto. Stomaco vuotissimo. Sì. Allora, ultimo, piedi fianco alla mano. Spingo il bacino verso il basso. Un paio di secondi. Sto correndo ultimamente, questo lo sento. Ah, dai. Le gambe sono ben ballate. Pelino. Tanto oggi abbiamo un total body, quindi andiamo a cuocere un po' tutto, non vi preoccupare. Facciamo un po' tutto. In primis l'addome. 2 settimane alla maratona, ragazzi. 2 settimane. 2 settimane. E noi lo guardiamo sul divano. Guardate. Ok. Oh, partiamo a spacca addome? Io non dobbiamo andare a lavorare. Siamo pronti, siamo prontissimi. C'è caldo. Il primo è plank. Spacca addome, ragazzi, iniziamo a stomaco vuoto così. Sei pronto? Sì, prontissimo. Via, 30 secondi in plank. Fermi lì, guidaci nel plank, dai tutti così nel plank. Ragazzi, scapole aperte, ok, bacino chiuso.
Allora, scapole aperte ragazzi, bacino che è chiuso, addome contratto e glutei contratti, piedi uniti. Questo è il plank, rimanete bene attivi col core. 8 secondi con il plank dinamico, perché beh, questa si disperde molto l'abito. Ah, beh, struttura nuova, devo prendere un po' confidenza con il suono. Bene, plank dinamico ragazzi, piano e controllato. Rimanete sempre in posizione di plank, non dovete perdere la prima posizione che avete avuto del plank, da quella posizione vi muovete in maniera controllata. Poi il terzo è un side plank, iniziamo lato destro, stando fermi senza fare il suo giù, due secondi, ora lato destro, side plank lato destro. Mi raccomando, il gomito deve essere perpendicolare alla spalla ragazzi, per essere più stabili, non avanti, non dietro rispetto alla spalla, perpendicolare, bacino rimane alto e rimango fermo lì, senza muovermi. Se voglio scalarlo, allargo i piedi, ok? Base d'appoggio più larga, maggiore stabilità, un pochino più facile. Il prossimo è Margherita, quindi vado giù e mi alzo. Manca Margherita suo nome. Così. Vai, entro. Tu come lo chiami questo? Ma io non lo chiamo forse. Margherita sicuro no. Ma perché raccogli le margherite? Ah, beh. Non hai capito te sta cosa? No, no, stupido io che non ci arrivo. Perché noi ci divertiamo, capito? Allora diciamo le stronzate, mi è venuto fuori sta roba. Fatto bene, no? 8. Devo andare a inserirlo. Poi cambiamo lato. Margherita. Allora in poi, con i tuoi clienti, cambio lato. Chiamo Margherita. Sai il plank classico. Fermi qua adesso ragazzi, fermi lì. Tu prossima volta con i tuoi clienti lo chiami sai il plank, ma che stai lì, me l'ha detto Totto. Se me l'ha detto Totto, allora va bene. Teniamoli, teniamoli. 15 secondi. Fermi lì ragazzi, tenete botta. Stiamo ancora scaldando. Ah sì, ho dopo fatto i crunch. E vai. Due, andi per le margherite. Uno, via, margheritine. Vai. Apro e chiudo. Tenete sempre il bacino alto, ragazzi. Anche qua non dovete perdere la posizione di side plank iniziale. Sì. 10 secondi. Dai, ci siamo, 5. Ok, pausa 30. Meno male, c'è la pausa ragazzi. Campanella salvavita. Parto di crunch. Allora, partenza dei crunch. Crunch classico, crunch 90. Vediamo se riesco a metterla un pochino più avanti senza entrare nell'altra. Ok. Crunch classico, crunch 90. Beh, passo secondo me ancora un po'. Ok, così ci sento un forte chiaro secondo me. Tanto il primo, la ci prima siamo parte era dai, di crunch. Cominciamo con crunch. Via. Crunch ragazzi. Piedi a terra. Fuori l'aria. Poi urliamo noi più forte così ci sentite meglio. Teniamo bene questo crunch. Non lavorate col collo ma con le spalle. Chiudo bene lo sterno verso il pube ragazzi. Questo è il crunch. 10 secondi. Respiro. Poi abbiamo crunch 90, ovvero metto le gambe a 90 e vado, gambe a 90 e via. E inizia a pizzicare. E siamo solo al secondo. Soprattutto per chi come noi ha lo stomaco vuoto. Di solito la faccio la colazione ragazzi, ma questi orari. Poi crunch a libro. Ma infatti è il motivo per cui io non faccio colazione quando mi alleno così presto. Cioè se mi alleno alle 10 faccio colazione. È giusto, è giusto. Se mi alleno alle 7 non riesco. È giusto. Ora, crunch a libro. Un crunch ragazzi. Oh, wow. Questa è la versione, l'opzione scalata ragazzi, è con le gambe flex. Ok, questa è la versione scalata. Un pochino più semplice. Previene anche un po' di fastidio alla schiena, ok? Quanto ancora? 10 secondi. Secondi, poi di nuovo crunch classico. Piedi a terra. Questo è bello intenso, ragazzi. Usate anche la versione scalata. Uno. Okay. Piedi a terra, crunch classico. Madonna, questo mi vuole ammazzare di crunch, ragazzi. Aiutatemi. Dai, che è il quarto.
un quarto di 6 fuori l'aria, non faccio così tanti crunch, penso forte dall'ultima diretta con te. 10 secondi poi clap crunch, chi? Gambe a 90 e vado a toccarmi con le mani dietro le cosce. Ok, bene ragazzi, dietro e tocco dietro, dietro e tocco, forza. È sempre un lavoro di crunch ragazzi, quindi il lavoro parte dalle spalle e non dalla testa, mi raccomando, se no dividete il collo e non lavorate bene l'addome, parto dalle spalle e mi chiudo. 8, poi cross crunch, quindi piedi a terra incrociato, sì. Bene, giù, 1, 2, 1, 2, così, lo teniamo un po' attivo, gomito e ginocchio opposto ragazzi, è una sorta di bike fatta però con i piedi a terra, 10 secondi, teniamo, teniamo, 5, 2, wow. Pausa 30, urca, terzo blocco, sempre un po' di crunch, vediamo se ci sentono meglio adesso. Si sentono meglio? Secondo me da qua ci sentono meglio. Fanno un cenno? Secondo me sì. Quanto manca là per partire? Manca 12 secondi. 12 secondi. Comunque abbiamo side crunch destro adesso. Segno che sento meglio. Secondo me sentite? Sì. Pollice su. Recupero il pomeriggio, non ci danno fronte. Vabbè, pronti? Side crunch da un lato, dai, girate un po' sul lato. Side crunch e via. Così. Anche qua, movimento abbastanza corto. Porto il gomito verso il fianco. Ok? Lavoriamo sempre col busto, non con la testa. Fuori l'aria. 8 secondi, poi cambio lato. Teniamo, 1, cambio lato, gambe leggermente flesse ragazzi, e mi chiudo. Il terzo è un crunch a libro singolo. Bene. Quindi alternato. Yes, troveremo qualcosa di simile, piccolo spoiler, anche in un'ambra, dato questo spoiler. Così sono pronti. Qui si preparano già. Uno di 10 movimenti, anche di più. Uno, via. Bene, adesso mano indietro. Mano destra, gamba sinistra. E mano sinistra, gamba destra. Io questo lo chiamo VAP alternato. Giusto per capire anche diverse terminologie su stessi movimenti, ragazzi. Sì, comunque anche quando uno guarda online, ognuno li chiama in mille modi diversi. L'importante ragazzi è farlo, sì. Tocchiamo il coppolino, le uguele, le uguele. Sit up, pronti? Ora vado su, yes. E via, sit up. Si può fare con i piedi a terra oppure con le piante tese ragazzi, ok? È indifferente, questa versione è un pochino più difficile a livello di mobilità dell'anca, però il movimento allora, è così, così è il medesimo. Faccio più fatica all'anca, porca, mi stupisci la tua mobilità dell'anca. Crunch 90 di nuovo, 3 secondi, tutti tu lascio, bene, via, gambe 90 e crunch. Questo mi vuole uscire dall'addome ragazzi, io meglio l'avete detto che c'è l'inverno adesso, non si va al mare. Qui te dici l'inverno non vuole fare l'addome, sta bruciando. Lollo è pigro di addome, ve lo dico, quando mi alleno con lui mette l'addome alla fine se c'è tempo. E dice se c'è tempo, non c'è mai tempo. Ragazzi do, cioè, diciamo che do un pochino più importanza. Il tap, vai, tocco piede. Il tap, vai. Poi è finito, spacca addome. Questo è facile, dai ragazzi, questo ce l'abbiamo. No, io l'addome lo faccio, ma si può fare anche ovviamente in maniera indiretta. Ah no, certo, certo. Sempre bene farlo comunque, per carità, poi dicono, oh, non fa bene fare l'addome, no. 8 secondi, dai, forza, forza. 5, 5, 3, 2, bang! Si parte con l'AMRAP. Ah, oh, finalmente arrivano le cose belle.
Allora, AMRAP 6 minuti, spieghi gli esercizi. Ok, allora andiamo a vedere il nostro primo AMRAP. Philly press. Philly press mono, ragazzi, abbiamo un peso, ok, prendiamo un 7,5, grazie mille. Vai. Ci mettiamo in posizione, diciamo, di affondo sul posto, quindi angolo di 90 gradi di entrambe le gambe, sia posteriore sia anteriore. Il peso è sul lato della gamba posteriore, ok? Da questa posizione vado a eseguire, diciamo, un Arnold press, quindi braccio leggermente largo per darmi stabilità, ruoto, spingo, ritorno e me lo richiudo, ok? Addome attivo, anche qua indirettamente per non ballare da un lato e dall'altro. Ok, ricordo che devono andare a lavorare, fa un po' se gli stai 20 minuti su cambio esercizio. Ma sai che sono sempre. Dai, squat out. Sono sempre dentro. Vabbè, ma adesso poi glielo facciamo vedere mentre lo facciamo. Squattino e squat out. Okay. Squattino e squat out, comunque semplice. Uno, ok, uno stretto e uno largo. Ultimo lavoro. Siso verticale. Bene. Ragazzi, vi salto io perché sennò questo dopo non lavorare non glielo fai fare. Allora. Ragazzi, sono un pochino più minuzioso, ragazzi, scusatemi. 8. Vedo che ci guarda, chiuso. Ok, ruoto, spingo, 8 per lato, 1, forza, richiudo, 2, richiudo, 3, vai, e qui 4, 8 più 8? Sì. O secondo giro? 5, 8. No, facciamo 8 più 8, 6, dai, sono rapido, 7, sì, sì, sono ultimo, 8, sono cambio, 8, sono 6 minuti, eh? Yes, 1, forza, dobbiamo fare il maggior numero di giri o di ripetizioni, 3, richiudo, 4, richiudo bene verso di me, 5, richiudo, 6, vai, 7, ultimo, 8 e mi alzo in piedi, vai, peso al petto, uno stretto e uno largo, pronto? 1 e vado largo, 1, richiudo, 2, per le mie gambe, 2, fantastico adesso, 3, vai, 4 e cambio lato, 1, 2, senti come cigoli, 3, 4, buono, terra. Bene ragazzi, siamo 20, sì sir. Quindi, verticali, io ho scritto. Verticali va benissimo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 20. 20, già fatto. Ti sembrava troppo bello per essere vero. Bene, ci rimettiamo in posizioni senza pausa, ragazzi. Parto col primo lato. 1, l'altra gamba. 2, vai. 3, forza. 4. E facciamo comunque di giri. 5, sono passati solamente 1 minuto e 40. 5, 6, chiudo. 7, ultimo. 8, cambio lato. E cambio braccio. Chiudo. Vai, 1, 2, forza, 3, 4, andata, 5, no, lo richiudo bene, con 7 e mezzo, 6, 7 e mezzo si sente, 7, 8, bene, piedi, parte ragazzi, posizione stretta, vado, 1, allargo, 1, 2, 3, 3, 4, cambio lato, 1, destra, va a sinistra, 2, 3, 4, a terra, scissor, avanti ragazzi, spalle staccate qua mi raccomando, vai, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Comodi, rimaniamo a terra. Siamo a metà. Siamo a metà ragazzi, 3 minuti andati, ne mancano 3. Vai. Via. 1 e chiudo. 2 e chiudo. 3. Forza. 4. Ah sì, sente. Sì. 5. Con 7 e mezzo ragazzi noi, eh. Quanto siamo? 7. Ultimo. 8. Cambio lato. Cambio braccio. Ma questo è intenso. 1. Ah, sono il primo ragazzi, ne abbiamo altri 2. Abbiamo altre spalle dopo. 3, qualcosina. 4, 5, 6, 7, ultimo, 8. Squat. E vai, il tuo preferito. Andiamo.
1, centro, la, 2, la, 2, 3, 3, 4, 4, vai, dentro, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, e 4, Sizzone, viene anche brutto. Se avete mal di schiena in questo, ragazzi, appoggiate i gomiti, ok? Vi danno questa abilità. Vai. 2, 3. 9, 10. Comodi 20, eh. Sì, questo è più semplice. Dopo lo spaccaddome. Dopo lo spaccaddome, questo quasi non lo senti. Quasi. Via. 1, sentiranno dopo. 2, forza. 3, spalla senti. Sì. Dai, ovviamente. 5. La donna è così dopo che ne hai fatti tanti, ovvio. Sembra una stupidata. 7, 8, e ancora lungo comunque, dillo ai ragazzi. Sì. Forza, 1, forza rapido, 2, andiamo ragazzi, intensità alta, 3, 4, 5, sono vestiti quasi in coordinato. 6, quasi, non togliere tutte quelle scarpe. 7, sono più umile, lo sai che io sono sempre un po' più soft. Sei più sobrio. Salve sempre, andiamo. 1, destra, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, cambio lato. 1, 1, 2, 2, 3, 3, questo è molesto, 4, questo è molto molesto. Non male che te l'ho messo. Season. Pronti? Via. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dai ragazzi, 18 secondi. Facciamo comunque qualcosina, dai. Forza. Via. 1, facciamo un lato. 2, 3, 4, 5, 5. Dai. 6, dai. 7, 7. Ultimo. 8, facciamo lo stesso. Pausa, mi spieghi gli altri. Bene ragazzi, il prossimo lavoro, sempre 6 minuti, 3 movimenti, carro monopodalico, gamba staccata, ok? E vado a fare questo movimento. Gamba okay? Staccata. Quindi, se quello è troppo difficile, appoggio la punta dietro, lavoriamo destabilizzati. Secondo, sempre stacco monopodalico, quindi con la gamba che è stata in appoggio sul primo, vado ad eseguire il mio stacco, ok? Schiena dritta. Ultimo lavoro, book crunch, sempre mono, quindi da qua solo una gamba viene verso di me, lavoriamo su un circuito monolaterale, ragazzi, ok? Quindi andiamo a vedere anche un po' quanto siamo asimmetrici. Bravissimo, hai visto? 18 secondi. Sto imparando. Stai imparando, ragazzi, stai imparando. Dono della sintesi. Ci siamo? Vediamo, ragazzi. Ok. Pronti? Quindi, peso sulla gamba che è o in appoggio dietro o staccata. È 6 più 6. 6 più 6, pronti? Lavoriamo a martello. 1, piano, 2, gomito fisso al fianco, 3, 4, 5, 6, appoggio la punta dietro, tra tutto un lato? Sì, va bene. Dai, facciamo lo stack così che rimaniamo sempre sulla gamba d'appoggio anteriore. 1, forza, 2, 3, 4, altri 2, 5, qua il gluteo, sì. 7, andiamo a terra, facciamo il nostro book crunch, sempre con la gamba destra che ha lavorato in appoggio, mi chiudo, 1, vai, 2, 3, 4, forza, 5, 6, che è gamba sinistra in appoggio, braccio destro che lavora, ragazzi, pronti? Pronto Dave, vai, 1, forza, 2, questo è figo perché comunque 3, devi anche mantenere, certo, l'equilibrio. 4, 5, ultimo, 6, appoggio la punta dietro, schiena dritta, peso di mani vicino a me, vai, 1, forza, uno stacco sulla gamba ragazzi, 2, la gamba d'appoggio, lavora, 3, lavorato prima per stabilizzare, lavora in maniera attiva, come sentirete il femorale, 5, ultimo, 6, appoggio, terra, crunchi, vai, gamba sinistra qui viene verso di me, 1, 2, 3, 4, 5, 6, primo lato ragazzi, forza, braccio destro,
anzi braccio sinistro, gamba destra a terra, pronti? 1, mettetevi a posto prima di partire. 2, guardate un punto fisso se riuscite. 3, addome contratto. 4, 5, 6, appoggio dietro il piede posteriore, vado. 1, 2, forza. 3, schiena dritte. 4, 5, ultimo, 6, a terra, vai per il nostro libro, pronto? Su, 1, parto, 2, manca ancora un sacco di tempo ragazzi, 3, bene, facciamo fare 5, 6, in piedi, forza, gamba sinistra in appoggio, braccio destro che lavora, e vai, 1, cos'è? Quarto giro, 2, questo sì, 2, sì. 4, 5, 6, yes, al secondo, completo, vai, faccio a terra, 1, e ristendo l'anca, 2, ogni volta risalgo, 3, forza, 4, su, 5, su, 6, siamo a metà, su. Bene, siamo a metà, dai, gamba sinistra, a metà ragazzi, giro di boa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai, mettiamo il terzo giro, braccio sinistro, giusto, gamba sinistra staccata e via, 1, 2, anche a me viene da perdere, 3, sennò io meno male, 4, forza, 5, ultimo, 6, piede di dietro in appoggio, vado, 1, su, 2, su, 3, vai, 4, su, 5, ultimo, 6, ok, a terra, gamba destra che ci viene incontro ragazzi, e via, 1, 2, 3, seguite noi ragazzi, 4, 5, 6, bene, gamba sinistra, sapete come sono gli esercizi, per gamba sinistra in appoggio, ok, gamba destra staccata, rimetto a posto e via. 1, se non ce la faccio a stare in equilibrio, appoggio la punta dietro. 3, 4, 5, ultimo, 6, appoggio la punta, schiena dritta, vado. 1, dicevo, se non è troppo veloce, volete un po' più di pausa, sapete gli esercizi, sapete che dovete farlo in 6 minuti, 4, fate un po' più con calma, 5, 6. Oppure mettere lo slow. Oppure c'è lo slow. No, non c'è la sensazione di slow. Dovremmo metterla. 1, 2. No, ragazzi, sapete i movimenti, gestite il vostro ritmo su un'intensità medio-alta, ok? Quanto siamo? 6. Ok, vai che si riparte. Un minuto, ragazzi. Gamba destra, gamba sinistra. Gamba destra, appoggio. Appoggio. Sinistra. Allora, gamba destra, scusate. Gamba destra. Vai. 1, 2, forza. 3, 4, estendere il braccio, 5 e 6, oggi la punta, vai, 1, 2, inizia a diventare caldo, eh? Sì, 3, è anche acceso, hai visto, 4, 5, 6, forza, deve far freddo, ma ci scaldiamo, ci scaldiamo in freddo sempre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, iniziamo il bicipite, dai, bicipite dell'altro braccio si fa, guarda, destra, sinistro, sinistro, no, destra, destra, 1, l'ultimo giro non l'hai preso, 2, mai che giri te, 3, 4, 5, finiamo il bicipite, 6, perfetto, bicipite fatto, era quello che mi interessava. Ultimo arco. Vai ragazzi, abbiamo un altro amalpino, ok? 6 minuti, quindi rifiatate un attimo. L'ultimo amalpino, oh, bello intenso. Iniziamo con un push up e mountain climber abbinato. Quindi da qua, 1, 1, 1, ok? Quindi un push e un mountain. Se non ce la faccio a fare il push up, faccio questo. 1, stacco, 1, 1, ok? Secondo lavoro, reverse, lunge, pulse. Peso al petto, 1, 1, ritorno, 1, 1, ritorno. Ultimo. Ma qua è 12, 6 più 6. Sì, 6 più 6, poi dopo le ripetizioni ve le diciamo. Ultimo, reverse crunch in combo.
uno chiuso e uno su, una gamba flesse e una gamba tesa, ok? Bene, 10 secondi al via. Tosto. A terra, questo è tosto ragazzi. Mi raccomando, sulle ginocchia se non riuscite a fare il push. Tra 3, 2, 1, vai. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6. Bene, sono in piedi, peso, peso. Al petto, pronto, gamba destra, vai. 1, 1, 2, 2. Sono 12 totali, 3, 3, 4, 4, 5, 5, come va le gambe? 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, altri 3, 10, 10, 11, 11, 12, 12, a terra, vai, una gamba flessa, una gamba tese, pronti? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, mi giro e push up, pronti e monti, ci siamo, vai, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, e su, basta, stai andando avanti, tu eri comodo lì, io ero comodo, vai, 1, 1, ma sui push up io, 2, sono abbastanza comodo, 3, 3, parte la gara, 4, non facciamo una gara ragazzi, questa è la gara di push up, chi te la finisce per inizia lì, ma non lo so, non lo so, faremo una gara e vedremo, chi perde fa una cheesecake non vegana, ha fatto la vinto io, però quella gara sono cheesecake la vinto io. Quanto siamo? Posso dire cagate? 9, no, 10, scusa, e 12. Ok, reverse. Avanti in su. Pronti? 1, 1, 2, vai. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Si riparte. Si riparte. 3 minuti e mezzo alla fine. E ne abbiamo, pronto? Vai. Vai. Push up, fronte, fronte. Push up. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Fatto questo, Sì. Una base un po' abbastanza. Pronto? Via, vai. Ora ripetiamo. 1, 1, 2, 3, siamo a metà, 4, allora ragazzi 3 minuti abbiamo finito l'ambra, siamo, quanti siamo? 6, bene, 7, andiamo, 8, 9, altri 3, 10, 11, 12, a terra, a domino. Vai questo abs. Oggi ce n'è che John, Uno per blocco. Sì, quanto basta? Sì. No, dico due. Ah sì sì. Con l'inizio in generale. Così abbiamo fatto che John. Tre. Sì sì, piace sempre. Quattro. Quattro. Cinque. Cinque. Sei. Sei. E mi giro, 2 minuti ragazzi abbondanti. Facciamo ancora 2 giri probabilmente. Pronto? Via, vai. Uno, uno. Push up. 2, 2, 2, push up, 1, 3, 1, 4, 5, 5, ci siamo, 6, 6. In piedi, piedi, peso, con me, via, via, 1, 1, 1, 2, 2 ragazzi, dai, non mollate, 3, ma abbiamo fatto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, altri 2, 11 e 12. Addomino. Vai con il nostro reverse.
1, 1, 2, vai, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, un minuto alla fine, 6, ragazzi, un minuto, spingiamo, diamo tutto, un ultimo minuto, pronto? Vai, 1, 1, 2, 2, 2, dai, manca un po' alla fine, ragazzi, dell'anno, 4, 5, ultimo, 6, sei in piedi, rapido, ragazzi, abbiamo finito, forte, vedo il petto, vai, 1, 1, su, 2, 2, velocizziamo, 3, pronto, finiamo, 4, 4, forza, 5, 5, 6, 6, 7, 7, forza, 8, 8, forza, 9, 9, 10, 10, 11, 11, ultimo, 12, 12, tara, 10 secondi, vai, andiamo, 1, 1, dai, 2, 2, vai, 3, 3, 4, 4, Buono, buono, buono. Tabatino. Ora rifiatate un attimo. Un attimino, abbiamo un tabato un po' più lungo adesso, ragazzi. Ok? Sì, perché non facciamo da 8, perché sennò rischiamo di arrivare lungo. Facciamo da 6. Da 6. Facciamo 3 giri. Facciamo 3 giri. 4, ragazzi. Ah, movimenti, snatch. Quindi ve lo faccio rivedere. Snatch, peso in mezzo alla base d'appoggio. Scendo col bacino. Spingo bene il peso verso l'alto, srotolandolo. Ok? Bene. Secondo lavoro, affondo laterale col peso al petto, vado laterale e ritorno. Terzo lavoro, side plank hip thrust, quindi riprendiamo il side plank del primo spacco addome, salendo e scendendo, ok? Ultimo, French press mono in bridge con un peso, se è troppo pesante vado con due mani, se no un peso singolo va a fare il French, ok? Bene. Terzo giro ovviamente faremo tutto alternato. Ok, sì, facciamo un giro tutto un lato. Un giro l'altro, poi facciamo un il terzo alternato. Alternato. Bene. Sì, fate un po'. Basta ancora. Molto bene, partiamo. Pronti per il nostro lavoro di snatch. Tutto braccio destro, ok? Qua si suda, ragazzi. Posizioni. Vai. Uno, scendete bene col bacino. Forza, 20 secondi, il peso rimane vicino a me. Alta intensità, mi raccomando, nei 20 secondi. Rapidi, rapidi, schiena dritta, il movimento parte dalle gambe, cinque, sviluppo verso l'alto. 3, 2, ok, peso al petto, gamba destra, front day. Sì. Tra 5 secondi, il peso rimane al petto, 3, 2, vai. 1, risalgo. 2, vai, abbiamo 20 secondi, come va le gambe? Bene, ottimo. Il pantaloncino che mi stringe quando vado in affondo. Ah, ok, qualcosa di crack, è quello che ci guarda, se rompo il pantaloncino. Ok, teniamo botta. Ok, ora abbiamo il side plank, braccio destro di giù, rimaniamo sempre da questo lato, saliamo e scendiamo col bacino, vai, salgo e scendo. Anche qua è troppo difficile, allargate i piedi, ok? 10 secondi. Si sente? Ha fatto tutto l'addome di prima. Fatto prima. 3, 2, ok, stop. Braccio destro per il nostro French press. Questo si sente. Stiamo in bridge, sul bacino. Pronti? Vai. Flesso, estensione del braccio. Se è troppo pesante, vado con entrambe le mani. Tieni, tieni. Forza, 20 secondi, questo si sente. Tieni. Ok. Si ricomincia. Altro lato, ragazzi, per lo snatch. Pronti? Braccio sinistro nel nostro caso. Gambe larghe, 3, 2, 1, vai. Comunque il tabata è incredibile. Puoi mettermi qualsiasi esercizio. Comunque si fa una bella fatica. È un bel lavoro il tabata perché dà un bel timing serrato. Sì. Su bene. Andò. Forza, gambe che spingono bene. Peso che si srotola verso l'alto. 3, 2. Ok.
Allora, andiamo pure a fondo laterale, sinistra sto giro. Andiamo in là. 3, 2, 1. Vai. Gamba tesa, quella che rimane nel punto di partenza. Respirate. Forza. 8 secondi. Ecco come siamo coordinati. Andiamo. Guarda lì. Ballerini della scala. Corpo di ballo. Forza. Ok. French press con l'altro braccio. No, side plank. Side plank. Lo sapete. Il terzo è un tirotation perché è l'unico. Ah sì, beh, tra l'altro è un tirotation. Via. Yeah. Su. Quello che siamo fatto è che dobbiamo fare in di mezzo. Sì, sì. C'è un tirotation. Tirotation. E nel secondo siamo cosa squat, gambe larghe. Sì. Alterniamo. Dai ragazzi. 3. Ok, altro braccio. Good bridge French press. Il French. Avete dietro lo sviluppo. Sì, bisogna andiamo alle spalle. Uno qui. Fine. Vai. Con la sinistra, adesso. La sinistra è più complicato. Sì. Stiamo su col bacino. Chiappe chiuse. Forza. Stendi bene il braccio. 7,5 si fa sentire. Quanto manca? Grande. Ultimo giro ragazzi, alterniamo tutti i movimenti, ovviamente l'ultimo French press facciamo con due mani. Ora snatch alternato, vai. Yeah. Uno, scende, cambia braccio. Cercate di fare il cambio veloce, eh? Rapido, lasciate il peso a terra e l'altra mano ve lo porta su. 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 3, 2. Ok, gambe larghe, ora lavoriamo in cosa squat, così che lavoriamo in maniera alternata, laterale, 3, 2, andiamo a destra, destra, sinistra, forza, gambe belle larghe, mi stai facendo sudare campo, visto? Mannaggia a te, che meraviglia il mercoledì mattina, mannaggia a te, dai, teniamo botta che è l'ultimo, 3, 2, ok, tirotation ora ragazzi sul plank. Ok. Doppia margherita. Doppia margherita questa. Sulle mani? Eh? Sulle mani? Sì, dai. Se non si diano degli schiaffi. Non mi schiaffeggiare. Che rischio è quello? Con i tappetini così vicini. Che vorresti? 10 secondi. Dai ragazzi. Allora tutte le gambe che mi hai fatto fare. Certo che vorrei. Faccio certo. Per te, così corri più forte. Ultimo. Ok, vai. L'ultimo French. French. Con entrambe le mani. Su. Andiamo. Dai ragazzi, ultimi 20 secondi. No, ho voluto accorciare un pelo perché voglio che ti faccia fare un po' di stretch. Stretch in finale. Voglio lo fai fare, ma va bene, lo faccio fare io ragazzi. Tieni, tieni, tieni. Teniamo. Teniamo. Tieni. E stop. Bene ragazzi. Buono. Abbiamo finito. Molto bene. Fase di stretching rapida. Se riuscite a farla sempre cosa buona e giusta. Che anche Dave ne ha bisogno. Partiamo da terra, già che siamo a terra. Gambe divaricate, belle larghe Dave. Ok. Una mano va dietro, con il braccio opposto vado verso il piede, ok? Quindi io ho il braccio sinistro, piede destro. Braccio rimane dietro, così che proviamo a sbloccare femorali e schiena. Beh, visto che progresso. Ti dirò, sembra che lo fai anche quasi comodo. Quasi, andiamo, gambe larghe, altro lato, no? Altro lato, braccio, piede opposto e rimango giù. Qua peggio, eh. Qua c'è fatica. Qua molto peggio. Molto più fatica qua. Qua molto peggio, stiamo giù, stiamo giù. Siamo giù. Siamo giù. Ok, ritorno. Buono. La gamba flessa. Una tesa. Vedete che ho un lato che è più legato dell'altro. Sicuro. Beh, con la corsa qui siamo molto semplici. Appoggio il gomito dell'altro della gamba tesa. Spingo su e obliquo l'altro. E respiriamo. Stiamo lì, respira, allunghiamo il quadricipite.
Si sta anche bene dopo adesso. E quello che dice vuole fare? Lo stretch in adesso. Quasi. Quasi su. No. Ti dico, veramente sono tirato con una corda di violino. Ieri 15 km. Così. Easy. Comodo. Ritorno. Prendo, andiamo un po' alle spalle. Gomito al petto, palla fuori, stringo bene il gomito al petto. Apro il palmo, teniamo bene, stretto al petto, cambio, altro lato, palmo fuori, stringo bene, stop, non andiamo per collo. Vado giù con una mano, prendo la testa, prendo quella mano, piano piano. E cambio. Sciolgo ultimo, piedi uniti, inspiro, super bene, fuori l'aria, vado giù alle punte, rimaniamo giù, fermi lì, respiriamo, bene, più grande tesi, più mia, quasi tesi, e piano, e ritiriamo. Ragazzi, alla prossima. Very good. Ciao ragazzi, alla prossima.